Rivendicazioni di altro tipo da parte degli allevatori che da tutta Italia si sono ritrovati e degli allevatori che da tutta l'Alleanza. Il sindacato SILP-CGL ha chiesto un intervento urgente al questore. Rivendicazioni di altro tipo da parte degli allevatori che da tutta Italia si sono ritrovati a Roma dopo che l'Unione Europea ha permesso di produrre formaggio senza utilizzare il vero latte, bensì con il latte in polvere. A Roma questa mattina era presente anche una delegazione di Coldiretti Pavia. Sentiamoli. Noi non vogliamo utilizzare il latte in polvere per fare il formaggio, perché vuol dire togliere la nostra grande diversità e distintività che è il vero Made in Italy. I produttori a Pavia sono 150 aziende, che però fanno parte di quella grande famiglia di 36.000 aziende zootecniche in tutta Italia e con un indotto di personale che lavora di 180.000 unità. E sono qui per manifestare contro delle decisioni scellerate della Comunità Europea che ci vuole imporre di fare il formaggio in questo caso, ma questa è l'ennesima decisione della Comunità Europea che danneggia una produzione di qualità, una produzione di alto livello come quella italiana. Siamo qua per dimostrare all'Europa che l'agricoltura italiana è un'agricoltura viva, è un'agricoltura che non vuole che il latte che viene utilizzato all'interno dei formaggi e negli yogurt sia un latte in polvere, ma sia un latte vero.